Conclusi i lavori di sistemazione dell'alveo e argini del canale Albani con il conseguente ritorno dell'acqua e relativo funzionamento della centrale idroelettrica. Sono stati dei lavori articolati su più fasi. Si è partiti dallo studio agronomico per valutare quali piante fossero in condizioni tali per cui fosse necessaria una rimozione, fino ad arrivare a interventi più di carattere strutturale, in particolare sul ponticello qui di Via Kennedy, interventi che hanno riguardato un tratto di risanamento strutturale di circa 100 metri con posizionamento di blocchi e risanamento del calcestruzzo ammalorato. Poi abbiamo avuto anche la rimozione della vegetazione infestante nel tratto più di monte del canale, quello più in zona Bellocchi per capirci, ed infine abbiamo provveduto anche alla rimozione di alcune centinaia di metri cubi di materiale terroso. Il costo complessivo della sistemazione del canale ammonta a 250.000 euro, compresa la mancata produzione di circa 4 mesi. I lavori hanno previsto anche l'installazione di una cartellonistica posizionata sul ponte, nel quale vieta l'alimentazione degli animali presenti sul posto a tutti coloro che non sono autorizzati, in quanto gli anatidi sono custoditi e alimentati da volontari preposti. Il veto viene esteso anche nel prelevarli, molestarli, immetterne di nuovi di qualsiasi specie e abbandonare rifiuti e scarti alimentari. In prossimità del ponte, nell'area antistante i passeggi, sono stati disposti delle bacheche che illustrano riferimenti alla fauna e flora presente. L'idea era quella di fare qualcosa di naturalistico che spiegasse un po' che cos'è il canale. Come vedete, c'è la prima parte che spiega proprio anche la parte storica, raccontare un pochino che animali ci sono, comprese le nutrie che insomma arrivano nonostante, anche se diciamo non sono bene accette da tutti, e poi anche parlare un pochino della fauna, della flora, soprattutto quella che è presente presso i passeggi. E poi abbiamo predisposto appunto un pannello fisso e poi abbiamo questo pannellino più piccolo dove ogni mese più o meno parleremo di una pianta, un animale. A breve rintrodurremo anche, la settimana prossima, rintrodurremo anche Ugo il cigno nero con la sua compagna. Per quanto riguarda invece gli altri animali, aspetteremo dopo l'estate, perché chiaramente dobbiamo essere sicuri della loro sopravvivenza.